Sì, che aveva trovato uno scoglio carico di corallo e non lo diceva a nessuno, però se lo teneva solo per sé. E c'era invece chi faceva il mestiere a corallo, che tramite marinai che c'aveva a bordo era venuto a sapere che quest'uomo aveva trovato questo scoglio pieno di corallo e cercava di farlo bere per farlo parlare, per far dire come, dove era questo scoglio. E allora, mentre che lo facevano bere, questo che aveva trovato lo scoglio di corallo e gli piaceva fare indovinelli, gli diceva così: bicchiere, bicchierot, e a Madrid pall'isolot. Pensa, ripensa bene all'isolot per capifiere bene. Dicendogli questo, che queste due indicazioni le aveva dato i punti precisi, le mire che esistevano in terra.